Nessun aggiornamento. Ecco. Ehi, hey, Yuri. Vado sulla Bowery per assicurarmi che Michaels arrivi al nuovo rifugio sano e salvo. Onestamente eviterei. Silver Sable non sembra apprezzare la tua presenza. Ah, e che vorrebbe fare? Spararmi? Sinceramente, non lo escluderei. Ah, magnifico. Resterò in zona, ma senza avvicinarmi. Per sicurezza. Ok. Beh, 300 metri non è tanto. E qui, insomma. Non in un'altra zona. Ok, dimmi la verità. Se questo respiro del diavolo si diffondesse in città, quali sarebbero le conseguenze? Beh, una pandemia globale, la fine del mondo, qualcosa del genere. Stupida io a chiederlo. Questa è la Bowery. Ma dov'è il dottor Michaels? Siamo pronti, dottor Michaels. Il respiro del diavolo. Si chiama GR27, non... Non importa. Attenti, nelle mani sbagliate può... Non si preoccupi, siamo i migliori. Questo mi conforta. Codice 381 in partenza. E non è attaccato alla sua mano, però al suo polso. Prego, dottor Michaels. Adesso sì. Anche lui è un attore famoso. Che diavolo è? Che bestia. Portatelo via. Sembra che abbiano le pistole di plastica. Sono molto utili questi agenti Sable. Adesso mi affisca tra un po' questo. Ho appena visto di guardare le tre serie di Daredevil. Benvenuto su Netflix. Dottore. Merita molto. E lì si vede chi è Fisk. Un gran cattivone. Vattene, facciamo noi. Sì, come no. Per spegnere il fuoco. Yuri, sto inseguendo Martin Lee. Temo abbia preso il dottor Michaels insieme al respiro del diavolo. Ricevuto. Mando altre unità sul posto. Ha preso Michaels vivo ed è un bene. Forse per fargli produrre altro respiro del diavolo. Ah, devo fermare quel camion. Cavolo, si è incastrato. Blindato, quello che è. Perché è stato lì fermo così? Siamo autorizzati a usare la forza. Non forniremo ulteriori avvertimenti. Ehi, ehi, c'è un'arma biologica lì dentro! A tutte le unità, fuoco! Ehi, com'è che di colpo tutti sparano razzi? Guarda, quel spazio da parte. Sta interferendo con l'operazione. Scusa, ma sono contrario all'operazione missile a Manhattan. Sistemare questi tizi prima di pensare. Wow! Come on.
sbrighiamo! Ho un appuntamento col tuo capo! Bersaglio aperto, riacquisitelo! Il giudizio è alle porte! Lui sta arrivando per liberarci dai peccatori! Prima gli esplode il razzo, poi si sposta, non si spaventa niente. Lì! Arrenditi! Ah, sbagliato. Hai questo? L'olio dei freni. Qual è la situazione? Si è mangiato un po' di olio dei freni. Ci sto lavorando! Ciao! Questa la prendo io. Che stai facendo? Ma che forza? Ti apro nuove prospettive. Ops. Ma che diavolo? Devo essere sincero. Speravo di portarti qui. Le mie abilità mi rendono persuasivo. Abbiamo visto. Ti ho tenuto d'occhio. Ti aspettavo al municipio. Non ti sei presentato. Dov'eri? È reale. O immaginario. È un peccato che siano morti in tanti senza un eroe a proteggerli. Quella gente ti ha salvato la vita, vero? Era qui a causa tua. E Norman voleva usarlo. Un gesto inutile alla fine. E in tutto questo dov'era Norman? Rintanato come un topo. Sapeva cosa sarebbe accaduto ed è fuggito. Norman è una piaga per questa città. Deve essere estirpato. La sua corruzione va eradicata. Norman si nasconde dietro una maschera di menzogne. Ma io mostrerò a tutti il suo vero volto. C'è la propria morte con Norman. Indossa la maschera. Unisciti a noi. Oh. Grazie, ma passo! Ok, to. Onorente, onorente, ti unirai a me! Oh. Tutti Spider-Man. Perdute, le vittime innocenti che avresti potuto salvare! Martin, sei macchiato del loro sangue! Puoi fermare, Osmo. Fai la forza per riuscirci. E da me avrai la volontà. Dando Mr. Negative ci sta appunto facendo disperare. Ecco, difendi Osborne che se ne sta sulla sua torre d'avorio. Non è reale. Mostrami tutta la tua forza. Funziona anche qua questo?
Ok, rieccoci. Ops, scusate. Non mi aspettavo. Una bella zuccata lì. C'è. L'hanno preso? Sì. Quanto è preoccupante? Molto. Alla vera. La cercano tutti. Il siero? Perso. Dei Descoia. Pensi di essere un eroe? Di salvare la gente, ma procuri solo guai. È colpa tua! Colpa mia? Ma se aspettavo a voi? Due, davvero? No! Dobbiamo avvisare subito Osborne. Io vado. Grazie. Me ne ricorderò. Ci serve qualcosa? Che te ne ricorderai? Vedremo se servirà qualcosa. Yuri, dimmi che hai una pista su Martin Lee. Abbiamo il video di un tizio in un bar che l'ha ripreso mentre saliva su una berlina nera dopo lo schianto. Berlina nera, bene. Fammi finire. Abbiamo parte della targa e una delle mie pattuglie ha identificato un'auto compatibile. Una berlina nera in un parcheggio tra Canal e Hudson. Sei in gamba, Yuri. Vado subito. Allora, c'è un elicottero, ma è l'unico veicolo che in pratica si vede, a parte i piccioni. Pronto? Non c'è una macchina, non c'è niente. Dottor Michaels, da dove chiama? Ho preso in prestito una radio dalla Sable. Probabilmente diffonderanno il respiro del diavolo nei trasporti pubblici. Aeroporti, terminal, stazioni. Da lì si propagherà come un incendio. Perché la Oscorp sta sviluppando un'arma biologica in città? Non si usano più i bunker nell'Artico? Norman tiene molto al respiro del diavolo. È la sua ossessione da decenni. Il progetto infrange qualunque legge statale e federale in materia, ma a lui non interessa. Se si viene a sapere, può dire addio alla rielezione. Non solo. Sarebbe processato all'AIA per crimini di guerra. Perché me lo sta rivelando? Non è colpevole tanto quanto Norman? Sì, senza dubbio. Ma le azioni di Lee mi hanno aperto gli occhi. Troppo a lungo abbiamo ignorato i rischi del progetto. Mi fido di te, Spider-Man. Sei l'unico che si batte per la giustizia. Ti prego, proteggi la città dai nostri errori. Dicevo, non si vedono nessuna macchina, ma perché... Là sì, forse due là. Per un discorso di risparmio sui poligoni, per il calcolo. Sono le barche, però... Bello, comunque. La sua scena la fa lo stesso. E qua è veramente un bel punto di vista. Niente, allora, c'è la missione principale... che è data là e nessun'altra secondaria ancora, sono veramente poche e quelle poche sono poi in su, se diciamo la verità. Lì c'è ancora da fotografare quello, vabbè, e qui ci sarebbe un covo di Fisk. 10 schivate perfette e 3 cecchini eliminare, potremmo anche andare lì visto che siamo qui proprio, ed è l'unica cosa. Doc ha chiamato. Parker, volevo ringraziarti. Hai offerto un contributo inestimabile allo sviluppo dell'interfaccia neurale. Vorrei spiegarti sin da ora cosa significa per noi, ma comincio a scontrarmi con le terribili forze che avversano sempre i visionari. Tuttavia, ti prometto che non manca molto. Avremo successo. Costi quel che costi. Terribili forze. Non mi piace come suona. Appena ho un attimo libero, devo andare a vedere Doc. Una bella torretta qua della Sable. No. A tutte le unità.
Unità, segnalo incidente d'auto con civili bloccati. Reato segnalato vicino alla Trinity. Ok. Yuri, questo cantiere è più fasullo degli orologi che vendono a Times Square. Non ho prove per chiedere un mandato. Se entri, sarai solo. Non sarebbe una novità. Ok, andiamo là. Uno di tre. Due di tre l'altro, eh. Lasciamo pensarci qua. Ok. Gli altri invece bisogna entrare in combattimento per poter fare le schivate. Non te l'aspettavi. Perfette. E vediamo. C'è qualcuno? Oh no! Dai, vieni. È qui! È qui, qui, vieni. Non mi attacchi? Non c'hai paura? C'hai paura? Ma che fanno? Vediamo se si attaccano. Fategli male! Ok, una. Non sperare di farlo anche a me! Ora il colpo di grazia! Due. Tre. Perché non è entrato? Ho schiacciato. Troppo presto, vai. 5. È Spider-Man. Sapete cosa fare? Ho avuto fretta. È andata via il colpo di grazia. 7. Dai, attaccami. 8. Siete in ritardo, ma ho una scorta di calci anche per voi. Vabbè, meno di santa ragione. Circondiamolo. Dieci. In effetti c'era la protezione. Questi sono tutti. Sono tutti armati pesantemente. Cioè, nel senso, sono un po' più pericolosi. Sei. Ok. Altri ancora. Andata 4. Non credevo di essere così amato. Spider-Man, ho controllato.
crollato di archivio. Il cantiere riceve consegne dalle tutte aziende del campo. Trafficano in droga? Ancora per poco. Non c'è più. Eccone altri. Fisk non è qui, avreste potuto svignarvela. Assaggia questo. Altri rinforzi! Se è uno scherzo, potevate arrivare a bordo di un'auto da clown! Al riparo! Vediamo cosa si fa! Caspita! Lungo questo. Yuri, qui ho un carico di criminali inoffensivi e sostanze stupefacenti già impacchettati e pronti per te. Ottimo, la considererò una soffiata anonima. Dunque, c'è ancora da fare questa fotino qua. Però siccome ci sono indietro ancora anche tutte queste cose qua, abbiamo un motivo di tornare, ce ne sono due tra l'altro, quindi abbiamo assolutamente il motivo per tornarci. Ah, ci sono ancora le cose. Viaggio veloce. Antiproiettile. C'è qualche problema con, ho visto, con lo streaming delle texture. È appena uscita una patch da 1.11, ma non c'erano questi, non mi ricordavo questi problemi così. Cioè, è comparso il costume definito con un discreto ritardo. Manonica. Ma non saprei.
Ok, qua abbiamo sbloccato un sacco di cose, però costi inaccessibili. Gli unici qui asterischi sono quelli che possiamo... Vabbè, abilità. Abbiamo 8 punti disponibili, però. Le minazioni furtive generano una quantità nettamente superiore di concentrazione. Il che vuol dire, tra l'altro, recuperare anche molta più vita. Perché più concentrazione abbiamo, più possiamo spendere. Però vediamo qua un attimo, questo incrementa il raggio d'azione dello schianto a terra. Che non è male, neanche quello, infatti non ho più usato. Potremmo anche finire di potenziare questi, così, giusto per sfizio. Queste sono sempre difensive, sono tutte cose difensive, abbiamo ancora 5 punti. Questo era... Ok, quella delle acrobazie. Facciamo anche questo. Questo invece lo fa. Tira su. Boh. Facciamo anche questo e questo invece. I razzi al mittente. L1 più R1, bisogna ricordarselo. È giusto 2. Ok, direi che... abbiamo potenziato parecchia roba. È parecchio tempo che non lo facevo. Quindi deve cambiare il costume, ma...